In casa Pescara, terminata la pausa per le nazionali, alla spicciolata stanno rientrando i giocatori impegnati in giro per il mondo. Ad esempio, stamattina è tornato Ledian Memushai dopo il doppio impegno agrodolce con Turchia sconfitta per 2-0 per l'Albania e Andorra vittoria per 3-0, con in mezzo l'esonero del commissario tecnico Cristian Panucci tra una gara e l'altra. Memushai, che ha giocato la prima gara da titolare subentrando nella seconda, non si è allenato ma è arrivato al centro sportivo in Borghese quando la truppa guidata da Beppe Pillon aveva già terminato la seduta. Non dovrebbero esserci problemi però per il suo impiego per la gara di domenica sera a Lecce. Le cattive notizie invece sono quelle che hanno riguardato Filippo Melegoni. Infortuni al ginocchio durante Italia-Svizzera Under 20 non lasciano sensazioni positive. Si pensa ad una distorsione con interessamento dei legamenti. Il giocatore è tornato all'Atalanta, che ne detiene il cartellino, e la diagnosi esatta verrà fatta dai medici nerazzurri. Al Pescara è stato comunicato l'infortunio e anche i biancazzurri sono in attesa del responso medico, che potrebbe non essere per nulla positivo. Per quello che riguarda gli altri azzurri, Capone e Antonucci hanno svolto tutta la seduta di allenamento, mentre Bettella, impegnato fino a ieri con la maglia azzurra, è rientrato, sì, ma ha svolto con la squadra solo una parte della seduta. Mancuso e Campagnaro in via precauzionale si sono allenati, ma non per l'intera durata dell'allenamento. Assente Canutè, ma non è una novità, mentre era presente l'attaccante esterno, in prova da ieri, Donis Avdiyai, tedesco naturalizzato kosovaro svincolato e che ha giocato la prima parte della stagione in Eredivisie in Olanda con il Willem II e che Pillon e la dirigenza valuteranno nei prossimi giorni. Quella di oggi è stata una seduta dedicata per lo più ad esercizi tattici e di tiro. Domani amichevole ad Ortona alle 15, dove si capirà qualcosa di più sulle scelte per Lecce. In casa salentina, giallorossi in campo ieri pomeriggio per la ripresa in vista della sfida di domenica sera alla Via del Mare. Bovo, Fiamozzi e Palombi hanno lavorato in differenziato. Questo pomeriggio è in programma una seduta alla CAIA a porte chiuse.